Buenas tardes, señoras y señores, amigas y amigos. Eh, veo que el espíritu del carnaval no les ha afectado mucho y que todos han recordado de que hoy tenemos la tercera conferencia de la serie sobre momentos estelares del arte renacentista italiano, que imparte la doctora Caterina Cuercioli. Eh, hoy toca hablar de la familia de los Medici. Como ven, no nos salimos de Florencia. ¿no? Eh, antes de darle la palabra a la doctora Coacholi, eh, se la paso al representante de la Cámara de Comercio Italiana en Tenerife, el señor Silvio Piaciolo. Perizol. Sí. Nada, agradecer a Caterina para estos ciclos. Estamos en el Ecuador, a la mitad del ciclo. Eh, agradecerle a todo el público que veo que está muy interesado en los temas que Caterina está exponiendo. Simplemente comentar que hace dos sábados tuvimos la visita en esta institución del señor embajador de Italia y firmó el libro de honor y no pudo coincidir con la inauguración por un tema de agenda, le habría gustado, lógicamente, pero como iba la, la agenda muy apretada, pero sí tuvimos la visita en esta institución del señor embajador Giuseppe Puccino Grimaldi, que firmó el libro de esta casa. Bueno, no solo firmó el libro de esta casa, sino que llevó de recuerdo una edición del diario que Viera y Clavijo hizo de Madrid a Italia, que duró más de dos años, ¿no? y donde va contando un libro que merece la pena leerse, donde va contando eh, todas las etapas de su viaje y lo que va encontrando en cada ciudad italiana. Quedó muy con, con muchas fotos, mapas, etcétera. Quedó muy complacido por ese, ese recuerdo de su visita. Pues bien, como nosotros espero, vamos a quedar complacidos de, la, de esta tercera conferencia de doña Catrina Corcholo, eh, Coercioli, Eh, saludo, aparte de naturalmente a los presentes, a las personas que están conectadas en directo esperando el comienzo, que en este momento son cinco, pero dentro de cinco minutos ya serán como diez. Caterina, cuando quieras. Buenas tardes. Grazie di essere venuti, grazie di essere ritornati e parliamo della famiglia dei medici. Allora, io sempre dico, conosco meglio la storia della famiglia dei medici che la storia della mia famiglia. Se una persona mi domanda, come si chiama il tuo bis bis nonno? Non lo so. Però so perfettamente come si chiama, si chiamava, il bisnonno di Cosimo I dei Medici. Per farvi capire quanto io amo questa famiglia, la famiglia dei Medici. Io sono fiorentina, come sapete. La famiglia dei Medici è una delle famiglie più importanti di Firenze, se no la più importante. E oggi. Ve la presento. Quindi, famiglia dei medici. Prima cosa, non sono medici della medicina, chiaramente. Vediamo da dove hanno origine. Questa è l'Italia, questa è la mia regione, la Toscana, questa è una fotografia della campagna della Toscana. I medici, la famiglia dei medici, vengono esattamente da questa area della Toscana che si chiama Mugello. È la campagna fiorentina per farvi capire da dove viene anche il pittore Giotto, che conosciamo, non personalmente. <ride> Questi sono piccoli paesini. Un pueblo eh, vicino Firenze e eh, i medici arrivano da questi piccoli paesini. E è una famiglia grande, veramente molto grande, che è divisa in due rami. Il ramo principale e il secondo ramo si dice ramo cadetto, eh, secondo ramo. Noi eh, iniziamo chiaramente dal primo ramo della famiglia. Iniziamo esattamente da lui, Giovanni di Bicci. Chi è Giovanni di Bicci? Non è molto bello. Eh? <ride> però importantissimo ha un vestito di colore rosso. Questo significa che ha una carica importante. Il rosso, il colore rosso al tempo rappresenta l'importanza, la ricchezza. Immaginate un religioso, un cardinale, un papa, il vestito è rosso. Perché Giovanni ha un vestito rosso? Vediamo perché. Giovanni vive nel Mugello, nella campagna fiorentina, e ha le banche, la banca, le banche. E pensa, è migliore lasciare la campagna fiorentina e andare a vivere insieme alle banche direttamente a Firenze. Ricordiamo che Firenze è una valle, il Mugello è una collina, piccola montagna, Firenze è una valle. E noi se andiamo nel Mugello, la gente dice quando va a Firenze andiamo in valle. Eh? Quindi Giovanni dice, ok, tutta la famiglia cambia e va in valle, arriva a Firenze. Siamo nei, nel 1300, inizio 1400, quindi... Non pensate a una Firenze come vediamo adesso. Assolutamente no. È una Firenze molto più antica, più vecchia di adesso. E immaginate che uh, la cattedrale, la cattedrale si chiama Santa Maria del Fiore, non ha la cupola. Quindi immaginate una grandissima chiesa, una grande cattedrale che non ha la cupola, la cupola di Brunelleschi. Al tempo di Giovanni non c'è la cattedrale con la cupola. Quindi una grande cattedrale, ma con un enorme spazio vuoto. Per il tempo è un po' una vergogna. E Giovanni arriva con tutta la sua famiglia e pensa: questa è una buona area per il mio commercio chiaramente di denaro. Giovanni ha una moglie, il nome è Piccarda Bueri, un nome un po' particolare Piccarda Bueri, e chiaramente loro hanno dei figli. Il primo figlio maschio. È sempre il figlio più importante di una famiglia è l'erede sempre il maschio la femmina no erede tutto il maschio il primo figlio maschio è cosimo il vecchio da 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 perché vecchio il nome cosimo il vecchio è un nome diciamo moderno, non del tempo. Chiaro, quando è un bebè non è un vecchio. Mm? È perché i nomi dei medici si ripetono sempre. Abbiamo Cosimo il vecchio, Cosimo primo, Cosimo secondo e Cosimo terzo. Quindi il Cosimo zero, diciamo, si dice il vecchio. Sempre quando io parlo della famiglia dei medici, parlo sempre anche della storia dell'arte. Sempre è importante capire eh, il membro dei medici insieme all'arte, alla pittura, alla scultura e all'architettura, per capire l'epoca. Quindi con Cosimo il Vecchio, per capire quale epoca siamo artisticamente, siamo nel periodo storico, nel tempo di Filippo Brunelleschi, l'architetto. Quindi Giovanni fa questa economia di denaro, diciamo, mh, qualche volta non veramente, eh, come si può dire, mh, buona, per lui buona, ma con un poco di mh, bugie. Eh? una bugia, una mentira, e riesce a poco a poco a avere una tanta importanza e superiorità di tante famiglie che in quel momento sono a Firenze e anche loro hanno le banche. Per mh, alcuni nomi, per esempio la famiglia Pitti, tutto il mondo conosce il Palazzo Pitti. La famiglia Pitti, la famiglia Pazzi, la famiglia Albizi, la famiglia eh, Peruzzi, sono tutte famiglie fiorentine che a quel tempo hanno le banche. E quando vedono arrivare questa famiglia dicono, mm, che cosa vogliono realmente? Prendere il potere? Mm, Facciamo attenzione a questa famiglia. Tanto che la famiglia Pitti tenta di uccidere Giovanni. Parliamo sempre della famosa congiura dei pazzi, ma c'è una congiura prima che si chiama congiura dei Pitti. Per fortuna, grazie a Dio, Giovanni non muore, ma ha uno spavento, un grande susto, no? Dice, oh, mamma, perché vogliono uccidermi? Eh, perché sei molto potente e la potenza al tempo si uccide. Quindi eh, Giovanni non muore, muore un poco più, più tardi mh, della congiura dei Pitti, ma al figlio insegna che eh, prenderà il potere a breve, ma deve rimanere umile. Giovanni dice a Cosimo, Cosimo il vecchio, devi essere umile, devi amare il popolo e il popolo ti amerà. E Cosimo ascolta le parole del padre tanto che quando il padre muore prende il potere, l'eredità e inizia a pensare cosa fare per il popolo fiorentino. Ricordiamo che eh, la cattedrale non è terminata, andiamo da Cosimo il Vecchio, eccolo qua, anche lui non è molto bello, ma... <ride> e, Cosimo il Vecchio pensa, Mh, cosa posso fare di buono per il mio popolo? La cattedrale non è terminata, io cerco un architetto che può terminare la cattedrale. E Filippo Brunelleschi è a Firenze, è fiorentino e partecipa al concorso, il concorso è un esame per fare il progetto della cupola, la nostra cupola di Firenze. Cosimo conosce eh, Brunelleschi, Filippo e prima di dire ok, tu fai la cupola, Domanda come è possibile un progetto tanto grande e tanto ambizioso, tanto unico, eh, per fare una cupola autoportante, unica veramente, e Brunelleschi dice, oh, è molto semplice. Ok, come? Brunelleschi fa l'esempio di un uovo. Prende un uovo, op, lo rompe e rimane come una cupola. E dice, questo è il progetto. Immaginate Cosimo, ok? Molto bene. Dice, sei sicuro? Tranquillo. Prendi un uovo. Pam, rompe l'uovo e rimane la cupola. Questo è il mio progetto. Dice, Mh, andiamo bene. Dice, perfetto, va bene, proviamo. Brunelleschi inizia a lavorare, inizia a fare il progetto e chiaramente Brunelleschi non è solo, ha tanta gente per lavorare. Quindi Cosimo il vecchio offre al popolo fiorentino lavoro e quindi il popolo inizia a amare Cosimo il vecchio. Perché eh, pensa... E il popolo finalmente ha una cupola, una cattedrale finita e tanta gente che lavora. Quindi lavoro, cupola, denaro, felicità. <ride> e così, piano piano, a poco a poco, eh, Cosimo viene apprezzato, amato dai fiorentini. Non solo questo, Cosimo ama tantissimo l'arte. E lui vive in un palazzo, lo mostro, e attualmente si chiama Palazzo Medici Riccardi, questo nome è più tardi di, dei Medici perché dopo la, il termine della famiglia eh, il palazzo è venduto alla famiglia eh, Riccardi, ma al tempo è Palazzo Medici. Questo è un tipico palazzo di stile rinascimentale fiorentino. E Cosimo vive qua. Giovanni no, Cosimo sì. Cosimo il Vecchio, eh? parliamo sempre di Cosimo il Vecchio. Cosimo il Vecchio vive in questo palazzo che esternamente è molto semplice, internamente no, però il popolo vede l'esterno, non l'interno, quindi mostra un poco di umiltà e... Vi faccio un esempio di quello che il popolo apprezza di Cosimo. Eh, noi abbiamo una città, la laguna, una città meravigliosa. Camminiamo e io dico, ah, oh, sono un poco stanca, trovo sicuramente un luogo dove posso sedermi. Al tempo di Cosimo no. Le strade non hanno una panca, una sedia, un posto dove io posso sedermi. E il Palazzo Medici, se vedete qua, questa parte, questa parte, questa parte, questa parte, è una seduta per sedersi. Quando il popolo cammina da que in questa strada che al tempo si chiama via larga, perché è molto larga, il popolo può camminare e sedersi riposando. Per noi la cosa più normale, naturale, adesso, ma al tempo no. E quindi il popolo dice: Ah, che bello! Cosimo ha un palazzo dove io posso riposare. È bello. Quindi tutte cose che il popolo ama di Cosimo. Cosimo apre una biblioteca pubblica. Ricordiamo che eh, lo studio, mh, la cultura al tempo è solo per persone ricche, denarose, con denaro. E, e quindi aprire una biblioteca per tutti non è poco. Il problema è che la gente non sa leggere e scrivere, però ha un libro per imparare. E quando noi entriamo in questo palazzo, questa è, è la loggia, troviamo questa statua che al tempo di Cosimo non c'è. Questa è una statua ehm, che è, è successiva alla, alla famiglia dei Medici. Sapete cosa c'è in questa loggia al tempo dei Medici? Dov'è? <ride> Il Davide di Donatello. Il Davide di Donatello che attualmente è nel Museo del Bargello, al tempo era esattamente qua, dove adesso c'è una statua di Bandinelli. Era esattamente lì. E, altra cosa importante, Cosimo il vecchio conosce lo scultore Donatello. Quindi vedete, sempre associamo. Cosimo il Vecchio, architetto Brunelleschi, ehm, Donatello scultore. Siamo in questo tempo, 1400, inizio del Rinascimento. Cosa significa rinascimento? Rinascita, nascere un'altra volta. Come l'arte classica. Se vedete bene, il nostro David di Donatello non ha i vestiti. Completamente nudo, siamo all'inizio del 1400 ed è una novità del tempo, e qui c'è un aneddoto. Chi mi conosce sa che io amo gli aneddoti e questo aneddoto, chiaramente è sempre di Giorgio Vasari, delle vite di Giorgio Vasari. E lo volete sapere? Allora lo dico <ride> un giorno. Eh, quando Cosimo eh, dà in commissione eh, una statua per il suo palazzo a Donatello, Donatello dice di fare un David e Cosimo dice bene, mi sembra una buona idea. E, mh, Donatello lavora nel suo studio, ricordate lo studio, la scuola del tempo si chiama Bottega, nella sua bottega. Ma sono due o tre giorni che Cosimo non vede Donatello. E dice, dove è andato questo giovane? A Firenze diciamo giovanotto. Quindi, dov'è questo giovanotto? E domanda, scusa, hai visto Donatello? No, mi dispiace. Okay. Scusa, hai visto Donatello? E incontra un collaboratore di Donatello che, alla domanda di Cosimo il vecchio il suo viso è bianco e dice Mh, che faccia strana perché no no niente niente hai visto Donatello no 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 ma un po' incuriosito dice dov'è Donatello quindi Cosimo un poco enfadato arrabbiato arriva nella sua camera da letto e apre la porta e il collaboratore dice, ai, 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 abbiamo un problema. Apre la porta e... Dov'è Donatello? Sta dormendo, ma con due belle ragazze. Durante l'orario del lavoro. E Cosimo, secondo voi cosa dice? Grida? Ah, brutto! No. Cosimo chiude la porta lentamente. Guarda il collaboratore e dice, si sta ispirando. <ride> e nasce David. Se vedete bene, il corpo del David non è forte, grande, muscoloso come quello di Michelangelo, che è successivo. È molto fine, è molto elegante, è una donna, sicuramente. Se guardate bene i fianchi, il bacino, le spalle, eh, le braccia, sono fini, sono eleganti. Vi assicuro che io conosco bene Davide, non personalmente, ma eh, io lo vedo al Museo del Bargello, davanti, dietro. Eh, dietro è veramente una donna, è molto molto femminile. Quindi questo aneddoto non è fantasia, probabilmente. E questo David era esattamente qui. È nudo, quindi per il tempo è una novità, è qualcosa di nuovo e sorprende. Cosimo il Vecchio, per l'arte, sorprende. Tutto chiaro per il momento? Andiamo avanti. Questa è la nostra chiesa di San Lorenzo, a Firenze, chiaramente. Ed è la chiesa ufficiale della famiglia dei Medici. Il palazzo Medici, dove vive Cosimo il Vecchio, è esattamente qua, ad un lato, quindi è molto molto vicino. Esco dal palazzo, entro nella chiesa. E il progetto della chiesa è chiaramente di Brunelleschi. L'esterno è un poco nudo, diciamo, poi. Dico dopo il progetto per la facciata di chi è, solo il progetto come vedete non è terminato. L'interno della chiesa è totalmente di stile rinascimentale. Per me è una delle chiese più belle di Firenze e dentro sono tutte le tombe dei medici. I medici sono tutti dentro San Lorenzo. E quindi già eh, Cosimo il vecchio, prima di morire, sa di andare lì quando muore, no? La sua tomba è lì. E Brunelleschi lavora ancora per lui. In italiano, quando tutto va bene, si dice è tutto rosa e fiori. Per il momento sembra tutto rosa e fiori, Donatello, Brunelleschi, i lavori per la cupola, Cosimo super amato dal popolo. Ah, C'è un problema, la famiglia Albizzi. La famiglia Albizzi, che chiaro vuole il potere, dice: mm, Questi medici non mi piacciono. E per essere rapida nel raccontare, gli albizi ingannano il popolo fiorentino, tanto che i medici, Cosimo il vecchio, viene esiliato, quindi cacciato da Firenze con tutta la famiglia. E dove va? Va in una città che al tempo si chiama La Serenissima. Quale città è? Venezia esattamente. Bello andare a Venezia, ma Cosimo non è felice, chiaramente un esilio. In realtà Cosimo deve essere ucciso, ma lui paga. Dice in italiano si dice: Avrei pagato tutto pur di non morire. E quindi paga tantissimo, non muore, ma va in esilio a Venezia. E per un anno eh, Brunelleschi dice: Beh, no cosimo, no denaro, no cupola, mi fermo. Quindi la cupola stop. Non è terminata. Non è terminata. E il popolo ha fame, tiene ambre, perché non ci sono i medici, non c'è soldi, le tasse sono molto più alte. Un anno totale di crisi e chiaramente i fiorentini dopo un anno. Chiedono, gridano il ritorno dei medici. E dopo un anno, per fortuna, i medici tornano a Firenze con Cosimo, il vecchio, e Brunelleschi termina la cupola. Termina la cupola, ma non la parte superiore, quella che si chiama l'anterna. La, la parte più in alto, quella è, è di Verrocchio, il maestro di, di Leonardo, quindi è successiva. E anche l'interno della cupola, le pitture, non sono del tempo di Brunelleschi, sono del tempo di Vasari, quindi solo la struttura della cupola. Quindi Cosimo il vecchio è malato e fortunatamente ha figli. Chiaramente siamo qua, Cosimo il vecchio. Il primo figlio maschio di Cosimo il vecchio, quando Cosimo muore, è Piero. Piero ha un nome particolare, Piero il gottoso, perché ha la gotta. La gotta è una brutta malattia e lui soffre molto, quindi che brutto, no? Di... Come ti chiami? Il gottoso. Non è gentile. Eccolo qua, è Piero. La moglie di Piero è Lucrezia Tornabuoni, donna importantissima, la famiglia Tornabuoni a Firenze è super ricca, importante, un matrimonio chiaramente politico per denaro e Piero non è come il, il padre, eh, no, no, veramente no, un po' di disastri economici, per l'arte più o meno va bene, abbiamo Benozzo Gozzoli come pittore eh, nell'epoca di Piero, però Piero insieme a Lucrezia ha, ha figli e il primo figlio maschio di Piero è Lorenzo dei Medici, Lorenzo il Magnifico. Vedete, siamo qua. Quando Piero muore, Piero muore giovanissimo, muore per la gotta, la conseguenza della gotta con grande dolore, Lucrezia mm, è una donna forte, intelligente e pensa è migliore mio figlio maggiore, mio figlio Lorenzo, è, è migliore un matrimonio con una donna no-fiorentina per aumentare il potere con famiglie più lontane. Per esempio Roma. E Lucrezia va veramente a Roma. C'è un po' di gossip. Eh, quando Cosimo il Vecchio è a Venezia, ha una relazione extraconiugale, oh oh, e ha una, un figlio! Oh, oh E questo figlio si chiama Carlo. E il figlio di questa relazione extraconiugale di Cosimo il Vecchio, questo figlio Carlo, chiaramente non può essere dichiarato, va nello stato pontificio ed è un religioso a Roma. E è importante perché questo figlio Carlo ha molte conoscenze, conosce molte persone. Lucrezia, la mamma di Lorenzo, moglie di Piero va a Roma da Carlo e chiede, domanda a Carlo se c'è una valida donna per suo figlio Lorenzo. E Carlo dice, hmm, c'è una importante, però il, la sua idea è quella di essere una religiosa. E Lucrezia dice, chi è? Clarice Orsini, da 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 da, la famiglia Orsini di Roma e Lucrezia dice oh no 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 per favore non, non dire di fare essere religiosa di che c'è un bellissimo uomo che è mio figlio e di fare un matrimonio chiaramente politico io immagino sempre la povera Clarice quando vede nella pittura la faccia di Lorenzo Poverina, povera ragazza. E sempre io dico: le pitture sono sempre migliori dell'evidenza. Quindi immaginate com'era Lorenzo. Ve lo mostro. È orribile. Nella pittura che deve essere meglio. Immaginate realmente com'è. Guardate il naso. Complimenti per i capelli, eh una bella conciatura. Vi dico che questa pittura è a Palazzo Pitti a, a Firenze. Un mio alunno tanti anni fa mi ha detto, ma ha uno smartphone. <ride> è un libretto, chiaramente. Qualche volta i miei alunni hanno delle cose meravigliose che mi dicono. E quindi eh, Clarice Orsini sposa Lorenzo. Buona fortuna. Però eh, la vendono, veramente, la vendono come donna intelligente, come donna colta, ma specialmente ricca. E questo per le famiglie di Firenze, le altre famiglie che pensano a un matrimonio con Lorenzo, non sono molto felici le famiglie fiorentine, per esempio la famiglia Bardi, la famiglia Pucci, che spera in un matrimonio con Lorenzo per aumentare il potere. E dicono perché una romana? Perché? Per i soldi, chiaramente. Quindi Clarice arriva a Firenze e sapete il matrimonio quanto è lungo? Otto giorni. 8 giorni di matrimonio a Palazzo Medici, quello che abbiamo visto, feste, feste, mangiare, mangiare, carne, poi arriva la gotta, chiaramente. E quindi un grande festeggiamento al nostro Palazzo Medici, Oppa, eccolo qua, questo è il Palazzo Medici, una grande festa di 7-8 giorni. Per fortuna, fortunatamente, Lorenzo è come il nonno Cosimo il vecchio. Ama l'arte. È un appassionato di arte, è un umanista, è intelligentissimo, scrive poesie, meravigliosa persona artisticamente. E i suoi più grandi amici, sapete chi sono? Pico della Mirandola e una persona che conoscete sicuramente, Botticelli. E Botticelli è un suo grande amico, è il nostro meraviglioso pittore ed è amico anche di Giuliano. Chi è Giuliano? È il fratello di Lorenzo. Però ricordiamo, il potere è sempre al primo figlio maschio. Quindi Lorenzo prende il potere, Giuliano si diverte. <ride> e quindi Lorenzo matrimonio politico con Clarice Orsini, Giuliano si diverte. E Giuliano ha anche un figlio da, non sappiamo esattamente chi, probabilmente della famiglia Pazzi, ricordate, ricordiamo. Pazzo significa loco, eh? quindi immaginate famiglia Pazzi, <ride> che nome particolare. E ancora una volta tanta arte a Firenze, ricordiamo che... Lorenzo e Clarice aprono una scuola dove studia Michelangelo, abbiamo parlato no? di, della scuola del giardino di San Marco, dove Michelangelo conosce Lorenzo, un Michelangelo piccolo giovane, e ehm, Lorenzo vive ancora sempre nel palazzo Medici Riccardi, Lorenzo vive sempre qua. Lorenzo ama l'arte, scrive poesie, è un umanista, tutto quello meraviglioso che possiamo immaginare. E dentro la chiesa di San Lorenzo aumentano le tombe dei medici, perché iniziano a, a morire molte persone dei medici. Questa è la sagrestia vecchia dentro eh, la chiesa di San Lorenzo e questa è un, un affresco. È la cavalcata dei Magi dentro il palazzo Medici Riccardi. Quindi, se visitate in futuro il palazzo Medici Riccardi, è possibile vedere questa stanza che è meravigliosa. Il pittore è Benozzo Gozzoli. E questa è la tomba che conosciamo eh, di El Verrocchio nella conferenza di Leonardo da Vinci: la tomba di Piero. Quindi, tutto questo che vediamo è all'interno della chiesa di San Lorenzo. Ma il nostro Lorenzo ha un problema. Il 26 aprile è un giorno di Pasqua. 1478, domenica di Pasqua, tutta la famiglia dei medici è dentro la cattedrale, ricordiamo terminata eh, con la cupola. Durante la messa la famiglia dei pazzi, Francesco e Jacopo Pazzi, entrano e uccidono con 19 coltellate Giuliano dei Medici. Immaginate che orrore, orribile durante una messa religiosa dentro la cattedrale, una morte tanto forte, tanto crudele. Per fortuna, fortunatamente, Lorenzo non muore, è ferito ad un braccio, a una spalla, ma non muore per fortuna, ma in quel momento la famiglia capisce che c'è un problema. Un'altra famiglia pazzi desidera la morte della famiglia, c'è qualcosa che non, non funziona. E Giuliano, come dico prima, ha un bebè, questo figlio va... Da Lorenzo, quindi Lorenzo è uno zio padre, ricordiamo questo bambino perché è molto importante. E Lorenzo pensa è migliore avere più figli maschi per continuare eh, il potere della, della famiglia. Quindi il povero Giuliano muore, ricordiamo sempre. Che al tempo di Giuliano e Lorenzo eh, Botticelli dipinge la Venere e la Primavera, quindi siamo in un'epoca totalmente artisticamente rinascimentale, con pitture non religiose ma mitologiche. E qui, dopo questo evento, diciamo 1478, c'è un poco di eh, panico un po' di, di dramma per questa morte importante. Pensate che a Palazzo D'Avanzati, a Firenze c'è un Palazzo D'Avanzati, la famiglia D'Avanzati, è un palazzo storico, la chiamano la Casa Fiorentina, meno popolare, tutto il mondo conosce Uffizi, Palazzo Vecchio, Palazzo Pitti e questo palazzo è una meraviglia. In alto questo palazzo ha una cucina immaginate una cucina chiaramente una cucina medievale del 1300 e il, um, oggi noi abbiamo internet abbiamo il giornale per le informazioni ma al tempo l'informazione era scrivere sui muri e in questo palazzo di palazzo d'avanzati nella cucina è scritto proprio questa data 26 aprile 1478, Giuliano dei Medici è morto. Pensate, è una scritta antica, eh? non è moderna, è proprio del tempo. Era l'informazione del tempo. La gente, eh, il cuoco, cucinava e dice, oh, è morto Giuliano. Mamma mia, così la storia lo ricorderà e noi quando andiamo a Palazzo D'Avanzati lo vediamo ancora. Pensate quanto è antica questa scritta sul muro. Eh? Eccoci qua, altro grande problema. Chi è lui? Lui si chiama Girolamo Savonarola, un religioso, un frate, non fiorentino, eh? non è di Firenze, è di Ferrara bellissima città, ma non è di Firenze. Questo frate arriva a Firenze e in un convento che si chiama San Marco. Il convento di San Marco è molto vicino anche a Palazzo Medici e Savonarola ha un odio terribile per la famiglia dei medici, perché dice che a causa dei medici la gente non prega, la gente non va nella chiesa, la gente pensa ai vestiti, ai gioielli, all'arte, all'arte non religiosa. E quando Savonarola arriva a Firenze e fa le sue prediche, la gente all'inizio non ascolta, e dice ma chi è questo? Ma cosa vuole nella nostra città? Però dopo un poco inizia ad avere paura, miedo, un gran, una grande paura, perché lui continua a dire che a causa dei medici e a causa del, di questo pensiero della gente tutti saranno all'inferno. E quindi iniziano a pensare, ma è vero? Sarà vero? che facciamo? È un terrorismo psicologico che fa e specialmente eh, Savonarola odia in modo particolare Lorenzo dei Medici, tanto che quando Lorenzo dei Medici è gravemente malato e sa di morire dopo poco, chiede un'estrema eh, unzione, una... Una, una fine dei peccati a Savonarola e al punto di morte Savonarola lo guarda e dice tu peccatore sei e peccatore morirai. Pensate e muore il Magnifico. Il Magnifico muore nel 1492, anno della scoperta dell'America, muore in aprile, quindi non sa della scoperta dell'America. Però pensate questo uomo che... Grande cattiveria, madre mia, sta per morire, no? È veramente cattivo, anche la faccia non è molto bella, anche lui. E quindi morto Lorenzo dei Medici, morto il magnifico, il fratello è già morto, l'erede è uno dei figli di Lorenzo Piero. Oh papà, dove abbiamo Piero? Eccolo qua. Ah, questo è Giuliano. Non abbiamo una foto di Piero. Okay. <ride> e Piero, il, uno dei figli di Lorenzo, prende il potere, ma è una catastrofe, veramente, veramente, veramente una catastrofe. E Lorenzo muore nel 1492, Piero è esiliato nel 1494. Dopo due anni esilio. Un dramma, perché chi è al capo? della Repubblica Fiorentina? Savonarola. Aiuto. E con Savonarola in questi anni, dal 1494 al 1498, l'anno della morte, è il panico totale. I medici non ci sono, pensate, hanno un esilio di 18 anni, eh? è un esilio molto lungo. E, e Savonarola ha questa capacità di convincere le persone a fare due grandi fuochi. Si chiamano Falò delle Vanità. È questo grande fuoco dove Savonarola invita i fiorentini e non fiorentini a buttare dentro il fuoco le opere d'arte, i libri, i vestiti, i gioielli tutto quello che non è religioso. Botticelli è influenzato da Savonarola e mette nel fuoco, butta nel fuoco, getta nel fuoco pitture, per fortuna non quelle che conosciamo, ma tante pitture. Immaginate che pena che non abbiamo queste bellissime pitture. Ma Savonarola fa un... Um, un problema grande. Savonarola a quel tempo come papa abbiamo Alessandro VI, il papa Borgia, e non è bene. E questo papa eh, scomunica Savonarola e il 23 maggio del 1498 Savonarola viene bruciato, chiamato, in piazza della Signoria e fa la fine delle pitture di Botticelli, dei vestiti. Pensate che noi fiorentini non abbiamo voluto le cenere di Savonarola, sono dentro il fiume Arno. Siamo stati cattivi? No, <ride> dipende. <ride> Però finalmente Savonarola non c'è più, questo terrorismo termina. E a, al comando della Repubblica eh, Fiorentina abbiamo Pier Soderini. Siamo nel 1500 e a Firenze abbiamo lui, il David di Michelangelo. Eh, Michelangelo è a Firenze tra il 1501 e il 1503 e per la Repubblica Fiorentina fa il nostro David. Quindi il David non è dei medici è repubblicano ed è di fronte al Palazzo della Signoria, proprio dove era al comando Savonarola. Mm. Savonarola è, parla, lavora dentro il palazzo, oggi si chiama Palazzo Vecchio, al tempo Palazzo della Signoria. Tutto chiaro per il momento? Andiamo avanti. Un figlio di Lorenzo dei Medici è lui. Chi è lui? È il Papa, Papa Leone X. Quando eh, i medici sono esiliati, i figli dei figli, figli, eccetera, vanno fuori dalla città. Chi ha Urbino, chi ha Nemur, escono dalla città. Ma Giovanni, che è lui, diventa Papa Leone X. E quando il Papa è Papa, dice. Ok, i medici tornano a Firenze e quando Leone X è Papa, nel 1512, i medici tornano a Firenze dopo 18 anni di esilio. Non male, eh? non poco. Come vedete, il Papa mangia bene. Eh? <ride> ok. Eh, quindi Piero esiliato è fratello di Giovanni, Papa Leone X, e eh, il figlio di eh, Piero, quando è in esilio, è Lorenzo Duca di Urbino, altra persona importante. Lorenzo Duca di Urbino, se vedete bene, è il papà di Caterina dei Medici. Caterina dei Medici è la regina di Francia che sposa Enrico II eh, di Francia, quindi è la regina di Francia ed era medici. Il problema è che Lorenzo e la moglie Maddalena muoiono quando Caterina è molto piccola, è molto giovane. Però questa figura di Caterina è importante, eh? Caterina dei medici in Francia porta un'educazione fiorentina, porta la forchetta, il tenedor. È una bella cultura, eh? è importante. Pensate, una domanda. Quando c'è un funerale, il colore dei nostri vestiti, di che colore è? Nero, esatto. Prima di Caterina dei Medici, il colore di un funerale è bianco. Ma quando Caterina è vedova del marito, Enrico II dice che il bianco è il simbolo della purezza, non della sofferenza. E da quel momento Caterina porta il nero nel lutto. Quindi è da tempo di Caterina dei Medici. Lo sapevate? Adesso lo sapete. <ride> ok, quindi altro gossip: da 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 da. In questa linea sembra che Lorenzo, duca di Urbino, ha una figlia Caterina e un figlio Alessandro. Alessandro. In realtà no. In realtà il figlio Alessandro è detto Alessandro il Moro. Perché la storia dice la più semplice. Eh, Lorenzo, duca di Urbino, ha una relazione extraconiugale con una donna eh, di pelle scura e quindi il figlio è mulatto. In realtà no. Alessandro, questo che vedete, è il figlio del Papa. <ride> Ma non il Papa eh, Leone X. Ricordate il bebè di Giuliano? Il bebè di Giuliano è... Cresciuto insieme a Lorenzo, lo zio, e si chiama Giulio. Lui è il secondo Papa dei Medici, Clemente VII. E quando è cardinale, probabilmente ha una relazione con una schiava e nasce il figlio Alessandro. Per non fare la vergogna e bla 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 bla, bla dicono: è figlio di, del, del duca di Urbino. In realtà, no, non è fratello di Caterina. Eh? Però, come capite bene, questo ramo, eh, questo ramo con 18 anni di esilio è migliore, i medici non sono nobili, i medici hanno le banche, sono semplicemente ricchi, è migliore comprare il titolo nobile. E Alessandro il Moro è il primo duca della famiglia dei medici diventa duca, comprano il titolo nobile per aumentare il potere. Ma questo figlio non è ben visto perché è moro, non sappiamo l'origine eh, della madre, del padre e il secondo ramo, detto ramo cadetto, vedete qua c'è un Lorenzino, Ino significa piccolo. Lorenzino è un cugino primo di Alessandro evidentemente molto geloso e pensa bene di uccidere Alessandro lo mata Alessandro non ha figli non ci sono eredi e termina il primo ramo da 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 come facciamo Andiamo nel secondo, non è un problema, ma il secondo ramo sono figli di figli di figli di figli e non, sono, ehm, non hanno la cultura del primo ramo, sono cavalieri, sono condottieri e chiaramente Lorenzino fugge in Anatolia, quindi pensate che lontano viaggio. E il potere deve andare a lui, Giovanni dalle bande nere, un condottiero. Quindi immaginatelo a cavallo. E dicono, ehi Giovanni, devi essere il duca di Firenze. E lui, che? Non ci penso neanche per sogno. Sì, sì, devi essere duca. No, no, non mi interessa. Lui continua le sue battaglie. Ha un problema a una gamba. Pensate com'era pazzo, eh? Locco ha un problema a una gamba. Tanto dolore, tanto dolore. E dice: Tagliate la gamba, è troppo dolore. E muore. Non era molto astuto. Però ha un figlio. E il figlio è Cosimo I. Vedete, Cosimo. Cosimo I perché abbiamo in passato Cosimo il vecchio. Cosimo I dei Medici ha 17 anni, un bambino praticamente, e deve andare a Firenze perché lui vive in, in campagna. Ecco, questo era Clemente VII il Papa. Ecco qua. Quando Cosimo prende il potere, a 17 anni, lui è un bell'uomo, no? Non è male. E prende il potere, ah, il popolo fiorentino dice: Ah, è giovane, lo manipoliamo. No, 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 no. Cosimo dice: Sono giovane ma non stupido. E lui fa una politica autoritaria. E quindi non vuole nessuno, è autoritario. E prende il potere. E lui dice, io non voglio vivere a Palazzo Medici, dove vive Cosimo il Vecchio, Piero, Lorenzo, Giuliano, Alessandro. No, io voglio vivere nel Palazzo della Signoria, Palazzo Vecchio, dove a un tempo i priori, dove a un tempo Savonarola fa le sue prediche. È un messaggio forte, eh? lavorare e vivere in un unico palazzo messaggio forte e Cosimo deve chiaramente avere una moglie. La moglie è Eleonora di Toledo, è la figlia del vicere di Napoli, don Pedro Alvarez. E lei è bellissima, ma in realtà la vera proposta di matrimonio non è per Eleonora, è per la prima figlia del vicere di Napoli. Ma la prima figlia è brutta. Cosimo dice è brutta come la fame. Perché arriva una pittura e dice: Madre mia, no, 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 grazie. E dice chi è l'altra? E dice l'altra è la sorella, l'ermana. Dice, ah che bella, mi piace. No, Cosimo no, è la prima figlia, no, 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 no. O la seconda o niente matrimonio. Ok, venga Eleonora. Eleonora arriva però, prima del matrimonio, Cosimo domanda, ha una bella, un bel bacino questa parte e dice sì 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 perché io voglio tanti figli. Quindi pensate, Eleonora è bellissima, è meravigliosa. Queste pitture di Cosimo... E di Eleonora sono del pittore della corte che si chiamava Bronzino. Sono due pittu pitture dentro eh, gli Uffizi, il Museo degli Uffizi. Eleonora è meravigliosa, indubbiamente, e, è molto colta, Cosimo ama tantissimo Eleonora e hanno 11 figli. <ride> Immaginate. Ricordate quando io parlo con di Leonardo, il, eh, i capelli raccolti, no? simbolo di una donna sposata con il marito. Il vestito è meraviglioso, ha un valore inestimabile, veramente. Guardate i gioielli, eh, l'anello, la decorazione del vestito eccezionale. E Cosimo ed Eleonora hanno un bellissimo matrimonio. Cosimo è molto innamorato di lei, ricordiamo che le donne non possono dire niente, non possono parlare, ma sembra che Eleonora dà consigli a Cosimo. Quindi è un bellissimo matrimonio, questi undici figli. E I primi figli sono femmine, sono donne, quindi è importante sempre avere figli maschi. E il primo figlio maschio di Eleonora e Cosimo è Francesco I. Ricordiamo cosa fa Cosimo. Cosimo forma quella che oggi si chiama la Toscana. Cosimo fa le guerre con eh, Siena, Arezzo, eh, Fiesole, eh, tutta, tutte le città che oggi formano la regione toscana. Cosimo forma il Granducato di Toscana, quindi è grazie a lui che abbiamo questo. Cosimo è astuto, è intelligente, ama l'arte anche lui, e mettiamo in relazione sempre Cosimo I dei Medici con Giorgio Vasari. Giorgio Vasari, l'architetto, cambia totalmente il palazzo della Signoria e lo. Eh, Fa più bello e diventa Palazzo Ducale. Quindi, tutta la famiglia, Cosimo, Eleonora e gli undici figli, vivono a Palazzo Ducale, quello che oggi è Palazzo Vecchio. Questo è il Salone dei Cinquecento. Pensate, che io sono tornata ieri da Firenze e sabato ero esattamente qui, lavorando. <ride> Questa è la mia casa, vi presento la mia casa, vi piace? Al tempo eh, di Girolamo Savonarola non c'è il soffitto, non ci sono gli affreschi, non ci sono le statue. Quando Cosimo entra in questa sala, il nome è sala grande al tempo, guarda la sala e dice è nana, non mi piace. E Giorgio Vasari in due anni e mezzo cambia tutto il palazzo anche con il corridoio vasariano. Il corridoio vasariano è un collegamento tra Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti. Ora vi dico anche, anche perché. E questo soffitto, pensate, che rappresenta le glorie di Cosimo. Non si vede bene però, eh, vi dico che al centro c'è l'immagine di Cosimo, la parte nord sono tutti... Tutte pitture che rappresentano le città del nord della Toscana. Dietro abbiamo tutte le pitture che rappresentano le città del sud della Toscana. A destra e a sinistra, l'ovest e l'est, abbiamo Pisa e abbiamo Siena. Il Salone dei Cinquecento, si chiama così adesso, è una mappa geopolitica. Perché realmente da questa parte andiamo a nord a sud, a est e a ovest della Toscana. Quindi Vasari è anche lui un genio. Eh? Vasari lo ricordiamo anche per il libro, no? Le vite del Vasari. Ma Eleonora un giorno dice, Cosimo, questo palazzo non ha un giardino. E Cosimo, o i boh, mm, abbiamo un problema. E Eleonora dice... Ho sentito che la famiglia Pitti ha un grande problema finanziario. Possiamo comprare il palazzo. Pensate che Eleonora è più ricca di Cosimo. Eh? E Cosimo dice, va bene. E i medici comprano quello che è Palazzo Pitti. Oltre il fiume Arno ed è un palazzo enorme, enorme. Però la povera Eleonora non gode del giardino, non, non vede il palazzo in realtà perché muore con 40 anni. E insieme a Eleonora muoiono cinque figli. Immaginate, cinque figli su 11. Cosimo è tanto addolorato da questa perdita. Cosimo non è morto, ma decide di abdicare quindi lascia il potere al figlio Francesco I. Una catastrofe. Perché? Questo è Palazzo Pitti, vedete, è enorme, enorme. Dietro Palazzo Pitti abbiamo il giardino di Boboli, che è una meraviglia anche. La faccia è già un poco flemmatica, no? Un po' oh, dorme. E pensate che tra eh, il padre Cosimo e Francesco, non parlano direttamente, scrivono. E Francesco ama particolarmente l'alchimia e l'alchimia al tempo è vietata. E Cosimo dice, figlio mio, pensa meno all'alchimia e pensa di più al nostro potere. Ma Francesco non interessa. Francesco ha una moglie austriaca, Giovanna d'Austria. E Giovanna d'Austria non ha figli maschi, ha figlie femmine. E chiaramente Francesco pensa bene di avere un amante, un amante di Venezia, che si, chiama, si chiamava Bianca Cappello. Quando Giovanna d'Austria improvvisamente cade dalle scale, Francesco dice, ah, oh, che pena e può finalmente sposare l'amante Bianca Cappello. Il padre muore, eh, Cosimo muore, ma improvvisamente Francesco I e Bianca Cappello in una notte muoiono insieme. E tutto il mondo per secoli pensa che è il fratello Ferdinando Ve lo mostro, il fratello Ferdinando, che è un cardinale, per gelosia, per invidia, lo avvelena con gli studi alchemici di Francesco. Quindi pensate, dal 1500 fino al 2010 più o meno, tutta la storia pensa, Ferdinando avvelena il fratello. Ma recentemente con degli studi del corpo di Francesco. Francesco non è morto di veleno, Francesco è morto di malaria, febbre gialla. E quindi finalmente Ferdinando dice, Alleluia, avete capito che non è la mia colpa. Però Ferdinando ha una buonissima politica, è veramente bravo, quindi prende un po', alza un po' l'economia dei medici che con Francesco pe 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 pe, non era male non era bene. Quindi tutti questi medici vivono a Palazzo Medici, che è Palazzo Pitti. Okay? Per collegare due palazzi, il palazzo che oggi si chiama Palazzo Vecchio ha questo nome perché Palazzo Granducale Palazzo Nuovo, il Palazzo Pitti, e Palazzo Vecchio, è il Palazzo Vecchio dei Medici. E Giorgio Vasari fa un collegamento tra il Palazzo Vecchio lungo il Fiume Arno, il Ponte Vecchio, una chiesa e arriva direttamente a Palazzo Pitti. Si chiama Corridoio Vasariano. Pensate che è chiuso da dieci anni, per restauro, per riforma, più o meno e nel 2024, il 27 maggio, dopo dieci anni, apre. Quindi un'occasione di più per andare a Firenze, perché è bellissimo eh? fare questo passaggio, è incredibile. Quindi l'erede alla morte di, di Ferdinando è Cosimo II, vedete Cosimo il vecchio, Cosimo I, Cosimo II. Ferdinando, è, grazie a Ferdinando, che dietro la chiesa di San Lorenzo abbiamo le cappelle medici e Ferdinando apre una scuola di pietra dura, l'opificio delle pietre dure. È una eh, tecnica diversa che al tempo è solo a Firenze ed è ancora l'opificio delle pietre dure, c'è ancora a Firenze favoloso sono i migliori restauratori e questa eh, cappella è enorme è 54 metri di altezza è qualcosa eh, io sempre dico quando io porto le, le, i miei alunni per vedere c'è chi la ama o chi la odia perché è, è imponente la, le cappelle medici o le ami o le odi. Questa è la cappella dei principi, sono dei sarcofagi dove ci sono i, i medici. A me piace, però è molto diversa dallo stile fiorentino. Lei invece chi è? Lei è Maria dei Medici, la seconda regina di Francia ed era la moglie di Enrico IV. Quindi i medici hanno due regine, Caterina e Maria. Vedete come cambia la moda? Eh, questa si chiama Gorgera. Mm? E lui è Cosimo II. Vedete anche, eh, si vede anche che i medici eh, hanno altre mogli di altri paesi, come vedete, eh, Cosimo agli occhi blu. È un poco migliore del nostro vecchio Giovanni, ricordate, <ride> vanno migliorando. Questo è sempre il Palazzo Pitti, siamo nell'epoca di Galileo Galilei, chiaramente. Dove è sepolto Galileo? Dentro la chiesa di Santa Croce, esattamente di fronte a Michelangelo. E qui abbiamo Ferdinando, figlio di Cosimo II Ferdinando. Stiamo arrivando alla fine, alla fine proprio dei medici. Nel 1633 abbiamo una forte peste. Questo è il forte Belvedere, è in alto a, a Firenze, abbiamo una vista incredibile di tutta Firenze ed era una fortezza, un bunker di denaro. E abbiamo lui, mamma mia. Lui si chiama Cosimo III. Cosimo III non è una gran bellezza, ma è famoso per essere chiamato il duca depresso sempre piange, è sempre triste. E immaginate la moglie. Quando lui fa il matrimonio con eh, una francese, Margherita d'Orléans, lei arriva e dice, oh mio Dio. E lui piange. E dice, eh, dobbiamo avere figli. E lei, oh mio Dio. E però lei ama molto il carnevale. E un carnevale molto famoso è Venezia. E lei va sempre durante le festività di carnevale a Venezia, ma lui dice, dobbiamo avere figli. Bene, lei e lui hanno tre figli. Ferdinando, Anna Maria Ludovica dei Medici e Gian Gastone. Hanno tre figli. Dice, abbiamo tre figli? Arrivederci. E dice no, 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 è importante di più, di più. Lei va a un ultimo carnevale e muore di sifilide. Quindi non, non è necessario continuare. E Ferdinando, il primo figlio, ve lo mostro, lui, deve fare un matrimonio per il potere e sposa Violante di Baviera, una tedesca. Lei molto felice di venire a Firenze a imparare la lingua, molto felice, lui è come la mamma. Va a Venezia e muore di sifilide. Grande problema, non hanno figli. Anna Maria, importantissima donna, lei è donna. Lei sposa il palatino di Dussendorf, va in Germania, lei pensate che scrive alla nonna e dice sono molto felice perché mio marito è colto, mio marito ama l'arte, la loro lingua in comune è il francese, e andiamo a teatro, andiamo all'opera, è un meraviglioso uomo, però ha ansia Anna Maria perché dice mio fratello Gian Gastone deve fare un matrimonio perché non abbiamo eredi. Gian Gastone non interessa niente di fare un matrimonio, ma al finale ha un matrimonio. Ma Gian Gastone per cinque mesi, pensate cinque mesi, è chiuso in una camera dentro Palazzo Pitti, non vuole uscire e dopo cinque mesi è morto e non ha figli. Quindi capite bene, Ferdinando non ha figli. Anna Maria non ha figli, ma anche i figli di Anna Maria non hanno l'apeido, il cognome medici, ma non ha figli? Gian Gastone non ha figli. Quando Gian Gastone muore nel 1737, Anna Maria è vedova e torna rapidamente a Firenze, perché lei è in Germania, e dice, ah, devo fare qualcosa perché non ci sono eredi e io non ho figli. Quindi sa bene che terminata morta lei, il potere va a un'altra famiglia, il nome è Lorena, e i Lorena ereditano tutto, perché i medici sono eh, morti, ma Anna Maria nel 1737 fa un contratto, immaginate, scrive, tutto quello che è nella mia città a Firenze, arte, monumenti, eh, palazzi, tutto è in dono a Firenze. Santa Donna. Lei muore il 18 di febbraio, ieri è il 18 di febbraio del 1743, quando lei muore il potere va ai Lorena. Ma i Lorena hanno un vincolo. Possono prendere il potere di Firenze, ma non possono con questo patto di famiglia, si chiama così, portare via niente. Quindi, eh, vedete, questa è la data di morte di Anna Maria. I Lorena arrivano a Firenze, ma non possono portare via niente. Ecco perché Firenze è ancora tanto ricca delle opere dei medici. Si chiama di famiglia. È una donna importante per noi, eh? tanto che ogni 18 di febbraio a Firenze c'è una commemorazione per Anna Maria. I musei dei medici sono totalmente gratis, le cappelle medici, tutto quello che è dei medici e eh, un corteo storico e una messa per Anna Maria. Tanto è importante per noi, quindi grazie Maria veramente e con la morte di, di Maria e Lorena terminiamo <ride> grazie tutto chiaro? sì <ride> alcuna domanda? Bueno, pues salud. A mí me gustaría que, me, que en el cartel informativo, ¿a qué se debió que no se ponía que la conferencia era en italiano? ¿Un, un laxo? No, aquí se hablan todas las lenguas, no porque estemos en, en Tenerife y aquí el, el idioma oficial sea el español, es el único idioma. O sea que no fue un error, sino sí, ¿no? como aquí se hablan todas las lenguas. Usted, pues... usted veo que se ha, ha permanecido aquí toda la sesión. Seguramente es porque entendía algo, ¿no? No habrá sido masoquista y aguantaría una sesión no, no, que no entendía. Lo que ocurre es que a lo mejor si veo que hay en italiano no, no se me ocurre entrar. Bien. Hubo además una consulta en la primera conferencia donde se preguntó si iban a ser en italiano y se dijo que sí. Y somos latinos, ¿no? Sí, sí. No la... Sí, sí. Alguien más, sí, buenas noches, gracias una vez más, Catarina. Eh, una cosa muy puntual. Eh, los tres papas que aportan los Medici a la Iglesia Católica, ¿qué influencia tuvieron eh, en la zona de este poder que tuvieron esta familia en la Toscana? ¿Fueron realmente importantes o se dedicaron más a, a las intrigas y al poder que tenían en Roma? Gracias. Sí, sí, bueno. Tutti e due. <ride> sì, che poi sempre parliamo di Leone X, Clemente VII, ma abbiamo anche Leone XI. E che è stato un papa, si dice, Lampo, perché muore presto. Però abbiamo anche un Leone XI. Sono tre i papi. Sempre parliamo di due, ma in realtà sono tre. E che uno muore rapidamente. Però se andiamo nel, nel Vaticano, dove ci sono tutti eh, i nomi dei papi, abbiamo tre papi dei medici. Sì, lo, tutti e due. todas las cosas, sí, 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 no son estatus como Borgia, ecco. esto no. ¿Alguien más? Allá la señora del fondo. No, un momento, un momento. Eh, quería darle las gracias porque ha hablado despacio y hemos entendido prácticamente todo, ¿no? Gracias. <laughs> Es un idioma muy bello también. Bueno, yo quería eh, insistir en, en estas mujeres que aparecen, que pues tanto Leonora de Toledo como eh, Catalina de Medici, eh, Ana María, eh, no sé si hay otra antes. Eh, sería interesante ver la influencia que tuvieron políticamente y también en el arte, no, es decir un poco recordando que las mujeres están están quedando un poco en la historia apartadas, han quedado y, y bueno es hora de, de un poco indagar, sí, sí. indagar, no atribuirle lo que no tiene, pero sí indagar cuál fue el peso, la importancia que tuvieron en su sí. momento y de cara a sus familias, ¿no? y, y al poder político que tenían. Una de las próximas conferencias es propio sobre las mujeres de los médicos. <laughs> ¿Alguien más? Bueno, han entrado. Esta conferencia ha sido seguida por 15 personas. Ya se lo advertí al comienzo. Algunas han hecho preguntas en español y otras en, en italiano. Las italianas las va a leer aquí el amigo Silvio, pero permítanme que lea alguna. Eh, David, eh, qué pena que no esté aquí la persona que debía oír esto, pero David eh, José Cova. Alonso, David Cova dice, se entiende perfectamente, muy interesante tanto esta conferencia como las anteriores gracias mille. pero bueno Bien. luego también eh, Gabriel Hernández Hernández bueno, no, esta se la dejo para Silvio <laughs> María retomar dice, grandísima la profesora Corcholi súper clara eh, y bueno, nada más, ahora por favor Silvio, sí. tú Empiezas de bajo arriba o de arriba bajo. <laughs> bueno. Juan eh, Manuel Reyes eh, no comenta, nos dice i medici possono essere considerati la stirpe delle mecenati più importanti di Italia e di Europa. Sì. Grazie alla loro attività bancaria dell'epoca. Essendo il più significativo nel campo dell'arte. Verissimo. Crede, Verissimo assolutamente sì. Verissimo. De poi Maya dice: Grandissima la professora Quercioli, super clara. E Juan Manuel, otra vez, grazie mille per la mia spiegazione, sia da parte degli artisti che hanno discusso il Rinascimento, sia per i loro mecenati. E Gabriele Endardi, grazie dottora Quercioli. Io penso sia interessante vedere tutta questa interconnessione entre la epoca, la famiglia de Medici, lo vario artista. Y ha sido eh, fenomenal. fenómeno. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. mille. Eh, solo, si puedo, una curiosidad. Dijiste que habías trabajado en el Palacio Ducal, en la Sala Noble, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, por cierto, la figura que está en el centro, la mayor, la más. Pare... ¿De quién es esa? ¿La, la estatua? ¿Quella al centro? En la... Sí. Es eh, Leone X. Ah, esatto, sì. sì. Perché esattamente nel Salone dei Cinquecento, come entriamo di fronte vicino alle finestre, abbiamo proprio di fronte Leone X, il Papa, il primo Papa. A sinistra abbiamo Giovanni dalle Bande Nere, che è il, il padre di Cosimo eh, I. Al lato abbiamo Cosimo I, vestito come un romano, perché lui si sente forte e importante come un romano. Al lato destro di, del Papa Leone X abbiamo Alessandro il Moro, che è Alessandro il I Duca. Al lato abbiamo eh, il Papa Clemente VII incoronato da Carlo V. E poi di fronte al padre, Cosimo il Vecchio, abbiamo il flemmatico Francesco I. Queste mm. sono tutte le storie. Eh, Caterina, in che consistì il tuo lavoro? Stavas facendo la tesis, o...? Por... Perché tu dici che era quasi come tu, ah, tu casa, no? Eh, io ho lavorato a Palazzo Vecchio oh. 22 anni. <ride> mm. sì. oui. Ho insegnato l'italiano e la storia dell'arte in una scuola di italiano per stranieri che si chiama Scuola Toscana e, e insieme alle attività extrascolastiche sono le visite guidate. Quindi io una volta alla settimana o anche due volte alla settimana ero a Palazzo Vecchio, agli Uffizi. Ho contato una volta il numero di entrate agli Uffizi in un anno e sono state 74 volte in un anno. Ho passato un semestre all'università dentro, dentro gli Uffizi. E le attività extrascolastiche della scuola erano proprio Palazzo Vecchio, Palazzo Viti, le Cappelle dei Medici. Per questo dico io ho un amore incredibile per Palazzo Vecchio e quando vado a Firenze devo andare a Palazzo Vecchio. È la mia casa. Muy bien, bueno, pues antes sí, si no, l'ultimo comentario. che ah, sì. Sí. Que entra ahora, que agradecen la ritrasmissione, y saludo de Maya de Amsterdam. Ah, qué bueno! Wow, gracias. ¿Qué nos estás siguiendo ahora? Gracias mil. Bien, antes de levantar la sesión, decirles que tenemos una nueva conferencia dentro de este ciclo pasado mañana, miércoles. Hoy ya se ha hablado de una serie de señoras importantes que tuvieron una gran influencia y el próximo miércoles van a hablar de, de la mujer en el Renacimiento italiano y el título central, el primero, es eh, donna madonna, eh, mogna, no, la mujer en el renacimiento italiano. quedan todos convocados en, para el próximo miércoles, si lo tienen a bien. levantamos la sesión.